L'idea di questo incontro è basata su un concetto che tutti noi conosciamo, quello del salotto. Anche se la disposizione è un po' diversa dal salotto di casa nostra, però l'idea è questa. Quattro chiacchiere, che forse saranno 8, 12, poi vedremo insomma anche il vostro contributo per cercare di capire cosa sta succedendo. Non è facile perché effettivamente questo è un periodo in cui stanno succedendo molte cose, parlando di web, di reti, di televisione, che è un po' anche il tema sul quale ci confronteremo questa sera. Mi piace l'idea del salotto perché, non a caso, il salotto, non so se quando è stato pensato il titolo si è pensato anche a quello che succede nelle case di tutti gli italiani, o comunque di molti italiani, spesso la TV è nel salotto. Forse non accade così per il computer, poi anche di questo parleremo. Il salotto è un buon luogo di conversazione, anche se a me piace molto spesso chiacchierare in cucina, magari dopo cena, ma anche in cucina c'è la TV. Insomma, in qualche modo questi elementi fanno parte della chiacchierata di questa sera e della nostra vita. Io sono sempre un po' a disagio quando parlo di TV perché lavoro alla radio, lavoro a Radio 24 e quindi la TV è sempre stata vista dalla radio e ancora oggi purtroppo è così, come il padrone che genera dibattito, e la radio purtroppo poco. Anche se tutti gli italiani ascoltano la radio, questo fa molto piacere. Dunque, vi presento le persone che partecipano a questo incontro, in questo salotto del Mix, che è una parte della serata, perché poi vi ricordo che ci sarà anche una seconda parte dedicata all'intrattenimento puro, il Party Mix, che è una parte invece che riguarda la sera di questo venerdì organizzato dal Mix di Milano. Dunque, oltre a Joey Marino, che è il presidente, che è qui a fianco a me, ci accompagnerà questa sera anche Stefano Nicoletti, che è di Ovum, una società di ricerca e di analisi che da Londra tiene sott'occhio anche questo mercato. Nicoletti è venuto da Londra, se non sbaglio, per raccontarci alcune cose interessanti che vedremo tra poco, e poi gli altri ospiti che tra poco vi presenterò. Dico subito, visto che probabilmente alcuni di voi avranno questo programma in mano, che al posto di Valerio Zingarelli di Bubblegum, che non è potuto essere con noi, c'è Andrea Giannotti. Mi dicono che Zingarelli abbia mandato una email a Giannotti dicendo: guarda, io non ci capisco niente di sta web TV, vai tu, perché... No, devo anche dire che io qualche mese fa avevo un appuntamento per un'intervista con Zingarelli e purtroppo vari impegni non hanno contribuito alla realizzazione dell'intervista. Io non so se... E tu, Zingarelli? Non so se Zingarelli esiste. È lui, è il suo secondo nome. E infatti penso che sia. Incontriamo tutti lui. Bene, poi questa sera sarà con noi anche Yves Confalonieri, che ci parlerà di Mediaset, di quello che Mediaset sta facendo sulla rete, Enrico Mordillo di Rai, Remo Tebaldi di Sky e Fabrizio Meli di Tiscali. Voglio partire da Tiscali perché le ultime notizie arrivano da Cagliari. Tiscali questa settimana ha lanciato un nuovo servizio che fa parte del dibattito di questa sera. Mi hanno detto che cominciate a distribuire scatole, un po' non in tutta Italia ma in tre città. Sì, in effetti speriamo di non romperle, però sicuramente le distribuiamo. Abbiamo lanciato il servizio di televisione digitale martedì scorso, dopo una fase di preparazione piuttosto lunga di studi, che è durata un paio d'anni. È una fase invece di realizzazione assai più veloce, durata alcuni mesi. Abbiamo iniziato martedì pubblicando sul web il sito tv.tiscali.it, dove raccontiamo un po' l'offerta e raccontando un po' alla stampa quello che abbiamo fatto. Fondamentalmente un servizio di TV digitale che attraverso lo scatolotto che dici tu, quindi il decoder, offre in maniera integrata il digitale terrestre e contenuti che viaggiano VIP, contenuti che sono sia lineari,
ad esempio i contenuti premium di Sky, perché abbiamo chiuso un accordo giusto lo stesso giorno con Sky per la distribuzione dei loro pacchetti premium, i contenuti satellitari di alcune televisioni con le quali abbiamo chiuso degli accordi in esclusiva o non inclusiva anche, e soprattutto 54 canali, da qui a gennaio saranno 54 canali on demand, dove cerchiamo di unire un po', però integrare, giusto per definire quello che stiamo cercando di fare, integrare due modi di vivere la televisione, quella tradizionale, sul divano, accendo la TV, parte una trasmissione, con quella invece più interattiva. E cosa succede? Che abbiamo creato dei canali che chiamiamo più VOD, dove effettivamente accedendo col numero anche, con un numero di canale, 121, piuttosto che attraverso una interfaccia, un EPG piuttosto semplice, si accede al canale e partono dei contenuti televisivi. Se il telespettatore non fa nulla, e non dico a caso telespettatore, sta, come dire, seduto al suo posto, i contenuti vanno avanti per ore, come se fosse una normale televisione. Se vuole, usa il telecomando e prende un po' il controllo della situazione. Basta premere un tasto, nell'interfaccia, mentre continua a guardare il canale, appaiono degli altri contenuti, lui può selezionare quello che vuole, selezionarlo e farlo partire, e quindi interagire. Oppure può andare in un menu dove c'è la lista, l'agglomerato dei contenuti relativi a quel canale, motori ad esempio, entra quindi in quella che è l'interfaccia del sistema, seleziona qualunque tipo di contenuto che è messo a disposizione e lo può far partire. Ovviamente poi lo controlla come se fosse un DVD, quindi può andare avanti, tornare indietro, mettere in pausa, riprendere, quello che vuole. Altra particolarità del sistema è che, se vuole, può selezionare con un altro tasto del telecomando, il tasto giallo, i contenuti, uno dopo l'altro, quelli che vuole, quelli che preferisce, e questo vale per qualsiasi area del nostro servizio, e creare un proprio canale televisivo. Crea in realtà un palinsesto, e quindi si libera, no, in questi modi da quelle che sono le dinamiche tipiche del palinsesto. Questo lo può fare anche, finisco, sì, giusto per raccontarvi cos'è questo sistema, questo scatolotto integrato, poi tecnicamente magari ne parliamo se vi interessa, c'è alcune particolarità, ma è interessante perché in alcuni canali nazionali, delle TV, tipo Rai 1, facciamo un esempio concreto, il telespettatore può, insomma, arriva alle 20:20 a casa e il TG è iniziato da 20 minuti. Stesso tasto del telecomando di prima, il tasto ok, appare il palinsesto del Rai 1, va indietro sino alle 8, ok, e si guarda il TG delle 20, e questo lo può fare ovunque. Poi ci sono altre cose, ma ve le dico dopo. Un altro modello, questo è un modello che insomma tutti conosciamo, che alcuni definiscono chiuso, in maniera positiva, negativa, poi vedremo. Giannotti, il vostro invece è un modello open, aperto, che si chiama Web TV. Sostanzialmente cosa sta succedendo per quanto vi riguarda? Per quanto ci riguarda siamo in una fase di sviluppo, siamo ancora nella fase beta. Sì, siamo ancora in una fase beta, siamo, credetemi, ventre a terra, lavorando per lanciare il nostro servizio nella primavera dell'anno prossimo. Credetemi, Zingarelli esiste e io che ce l'ho come amministratore delegato si fa sentire, ma soprattutto si farà sentire da voi quando arriverà il momento, anche da te. Detto questo, evidentemente Babecom ha scelto un modello diverso che predilige la internet aperta per distribuire dei contenuti video. Sono dei contenuti video che probabilmente non sono paragonabili a quella della televisione tradizionale, ma sono diciamo la coda lunga della produzione televisiva. Quindi sono dei contenuti non facilmente accessibili dalla televisione tradizionale o dai cinema o dai principali canali di distribuzione, e invece possono risultare interessanti per nicchie di pubblico, chiaramente stiamo parlando di nicchie non nazionali, ma nicchie a livello mondiale,
nicchie di persone che in realtà già condividono gusti, interessi a livello globale. Sto parlando di audience che ormai, indipendentemente dalla nazionalità e dal paese, ormai condividono degli interessi. Tu hai parlato di... Parlano dei linguaggi estetici. Molto, ecco, a proposito di lingue, visto che noi siamo in Italia e ci rivolgiamo al mercato italiano e rimaniamo comunque una comunità legata alla lingua, la vostra è una TV che parlerà italiano? La nostra è una TV che, come dice il nome, parlerà tante lingue diverse, quindi ci sarà una gomma, un mastice, che tenterà di tenere assieme una diversità di linguaggi e di culture e di sensibilità. Saremmo probabilmente fuori strada se cominciassimo con l'italiano. Abbiamo preferito chiaramente partire dall'inglese, perché nel mercato anglosassone e anglofono che si fanno, come dire, che si costruisce quella massa critica, quello zoccolo duro di clienti che poi consente diciamo di declinare il servizio in altri paesi, in altre lingue. Detto questo, noi ci stiamo rendendo conto che, devo dire, in maniera anche sorprendente, il nostro servizio ha un sacco di, diciamo così, di appassionati in Brasile. Il mondo è strano e noi ne prendiamo atto. Volevo passare, prima di passare alle TV più tradizionali, non si offenda Sky se la chiamo una TV tradizionale, ma ormai il satellite fa parte, insomma, della dotazione di molti italiani. Noi siamo nel salotto del mix, io immagino che tutti o comunque molti di voi sappiano che cos'è il mix. Allora, vorrei sentire dal presidente del mix di Milano, che è l'internet exchange più importante d'Italia, non l'unico ma sicuramente il più importante e il più grande. Cosa c'entra il mix con tutto ciò? Sì, stiamo parlando di internet, quindi in qualche modo c'entra. Però c'è qualcosa in più. Ma sì, c'è qualcosa in più, nel senso che innanzitutto benvenuti a tutti, scusate se faccio gli onori di casa. Cosa c'è in più di particolare? A partire da quest'anno, da qualche mese, mix ha seguito quello che è l'orientamento di altri internet exchange europei, che questo ci hanno preceduto, di liberalizzare le modalità di accesso e quindi di rendere possibile non soltanto agli operatori in senso stretto, quelli che hanno come compito quello di muovere i pacchetti IP, ma anche in questo caso ai content provider, di avere una cittadinanza da clienti diretti del mix. Perché? Perché ci sembra che in questo modo si possano creare dinamiche più rapide per aumentare i volumi di traffico, che poi è il nostro mestiere, il nostro interesse finale è quello di vedere più traffico che viaggia e quindi più movimento. Avere un interscambio tra più soggetti. L'apertura ai content provider, principalmente in questo caso stiamo parlando di broadcaster, dovrebbe, già lo cominciamo a vedere, dovrebbe mettere in moto nuove relazioni che vanno poi a toccare gli argomenti della neutralità della rete, di chi paga per che cosa, di qual è il ruolo tra chi vuole distribuire e chi invece ha il compito di rendere accessibile, quindi di distribuire ai propri clienti certi contenuti. Ci aspettiamo che questo cambi un pochettino i ruoli dei vari soggetti. Rai è stato il primo esempio di un content provider, tra l'altro istituzionale, che ha accettato questa sfida e ci aspettiamo di vedere da loro che cosa succederà. Dunque, tra poco darò la parola a Ovum per questa presentazione di, più che dati, scenari, tendenze. Cercheremo di non darvi solo dei numeri, perché sono importanti i numeri, ma a volte i numeri possono confondere, poi uno se li ricorda i numeri. Quindi. Dunque, volevo un parere flash dei tre operatori di televisivi, chiamiamoli così. Mentre mi sembra che per chi opera
sul web, che è nato sul web, come Tiscali, Bubblegum, eccetera, la visione sia, se non proprio chiarissima, perché anche loro qualche dubbio ce l'avranno, immagino, di quello che sta succedendo. Ad esempio Sky ha una visione chiara di quello che sta succedendo? Non, perché non è facile capire quello che sta succedendo. Visione chiara non ce l'ha nessuno su quello che sta succedendo su questo. Chi lo sa se nessuno ce l'ha? Ma penso di no, perché è molto complicato. È molto complicato chi distribuisce, chi paga, chi guadagna, come si guadagna. Chi guarda, dove si guarda. Prima Fabrizio parlava dell'interattività, ma questa interattività la gente c'ha voglia veramente di farla? O parlo di esperienze di IPTV di tempo fa, c'era invece il contrario, si faceva internet sulla televisione. Se chiedete a Fastweb o a Telecom dove sono finite le tastierine che distribuivano con il modem e tutto il resto, sono in qualche armadio, no? Cioè, perché poi la gente reagisce a questi nostri stimoli, perché una volta si imponevano cose sul mercato, ormai è il mercato che poi tu proponi delle cose e il mercato ritornerà su queste cose. Per cui sicuramente sono ambiti da tenere molto molto in considerazione, perché sicuramente è un intrattenimento in casa. Noi pensiamo che il web, come possono essere le PlayStation, è intrattenimento in casa. Tutto quello che fa intrattenimento in casa può essere uno spettatore in meno davanti alla televisione. Spettatore di qualcos'altro. Certo, la TV così come la conosciamo oggi. Come la utilizziamo oggi è un po' così. Poi torniamo su questi punti. Sì. Con Fanonieri, al di là di quanto è chiaro l'orizzonte, si fa, un broadcaster tradizionale fa sperimentazione, perché questo immagino sia il momento giusto e adatto per sperimentare, provare, sbagliare, per capire un po' la direzione. Beh, direi che è proprio il momento di farla, anzi. Che noi la stiamo facendo, perché adesso indipendentemente è vero che ci sono dei mezzi che possono togliere tempo di intrattenimento, però è anche vero che soprattutto le nuove generazioni hanno anche una capacità di usare due o tre mezzi in simultanea davanti, poi che sia Sky, che sia Rai, che sia un programma Mediaset, poco importa, però davanti al consumo tradizionale. Ma io direi che il fatto veramente nuovo, degli ultimi 24 mesi, è che la tecnologia ci permette di portare prodotto visivo di buona qualità, e quindi permette una buona qualità poi, che sia di intrattenimento, di informazione, questo è relativo, su altri device. Quindi noi magari con un filino di presunzione, pensiamo che sull'area sofa siamo messi abbastanza bene, perché fra le tre generaliste storiche, fra le due nate di recente, quindi Iris, Boeing, fra il premium eccetera eccetera, poi sono comunque tutte aree che si sviluppano, il vero interesse è andare a seguire il consumatore su questi nuovi mezzi, quindi in mobilità col telefonino e su un PC, che poi sia in camera da letto, sia in uno studio piuttosto che in un ufficio, porta dei tempi nuovi, e non sono così convinto che siano sempre consumi che portano via così tanto tempo all'uso tradizionale. Rai, anche per dovere istituzionale, deve sperimentare, esistono anche dei centri di sperimentazione. Ecco, cosa state facendo, e soprattutto arrivano segnali anche dall'alto del tipo sperimentate, provate, questa è sicuramente la nuova TV e quindi lì dobbiamo esserci prima degli altri? Ma Rai sicuramente crede alla web TV, sta investendo sulla web TV, ma sta investendo con calma, con relativa calma, perché prima di tutto siamo un content provider, non siamo un telecom provider, quindi siamo tra i leader ovviamente degli ascolti TV, non abbiamo fretta a spingere su questo argomento. Ci stiamo preparando soprattutto quello che è il nostro valore, ossia i contenuti. Quindi stiamo preparando i contenuti per avere dei canali pronti a mandare qualcosa di interessante, perché mandare una web TV, una IPTV, ma senza dare valore può essere comunque bruciante. Noi non abbiamo bisogno di far questo, abbiamo il nostro mercato
e continuiamo a seguire il nostro mercato. Dall'altro lato guardiamo con attenzione a quello che è il mercato della web TV. Giustamente ci sono delle sperimentazioni, chiamarle sperimentazioni a volte non è neanche corretto. Telecom, con Alice, Fastweb ha tantissime esperienze, adesso stanno venendo fuori anche Wind e Tiscali. Noi guardiamo con attenzione a come si sta evolvendo il mercato, ma riteniamo che il mercato sia ancora un attimo immaturo. Crediamo che non sia stata ancora individuata la soluzione ideale per portare la web TV e l'IPTV effettivamente a casa degli utenti. Le reti stanno maturando col tempo, oggi c'è ancora un problema di banda, perché si parla sicuramente di banda larga, si sta andando verso la banda larga, ma alla fine il doppino che arriva a casa degli utenti molte volte è ancora di una qualità troppo limitata. Quindi c'è una possibilità piuttosto limitata degli utenti di accedere ai contenuti in un modo ottimale. Quindi crediamo che la tecnologia stia maturando e stiamo guardando con attenzione a quelle che sono le varie sperimentazioni che vengono fuori. Stiamo lavorando anche noi e stiamo investendo su quest'ambito, tant'è vero che all'interno della nostra azienda è stata ristrutturata pochi mesi fa un'area importante che è proprio quella dei new media, con l'arrivo di nuovi personaggi, con l'obiettivo chiaro di guardare il mercato e iniziare delle sperimentazioni. Negli ultimi anni non si può dire che abbiamo investito molto, si può dire che sono nate tante piccole realtà all'interno dell'azienda, ma non c'era una linea comune. Adesso c'è, l'azienda ha fatto un passo chiaro su questa strada, ma dall'altro lato, come dicevo, guarda il mercato e aspetta un attimo. Bene, allora, adesso ci trasferiamo a Londra per capire forse qualche cosa in più, non tanto della situazione italiana, ma della situazione europea, mondiale. Adesso non so poi, Nicoletti, quale prospettiva vorrà darci.